E come fare a spendere al meglio questo pomeriggio letterario se non recensendovi un ottimo libro di investimenti, quale Strategie di investimento per il lungo termine? Traduzione dall'originale Rational Expectation, Asset Allocation for Investing Adults di William J. Bernstein. L'autore è un neurologo in pensione, diventato poi teorico finanziario. Ha scritto una dozzina di libri, tra cui spiccano anche The Intelligent Asset Allocator, The Four Pillars of Investing e The Investor's Manifesto. Tra l'altro ho anche appena iniziato proprio di leggere The Four Pillars of Investing e per cui la recensione sicuramente arriverà successivamente a questo video. Ma per quello di oggi ne andiamo a parlare dopo la sigla. Ciao, bentornato sul canale, io sono Pasquale e questo è Io Risparmio, il canale del tuo amichevole investitore e risparmiatore della porta accanto. Quarto di una serie di libri facente parte della collana Investing for Adults, questo libro è pensato per gli investitori adulti che sono proprio agio con la matematica e la statistica di base e che amano anche i quei buonissimi e simpatici giri di parole. Perché dico adulti? Beh, in realtà perché, come dice l'autore stesso Bernstein, se deviazione standard, correlazione, media geometrica sono termini astrusi per te, questo libro non fa il caso tuo. Non a caso il libro si riferisce sempre al lettore, definendolo un investitore adulto, in quanto le parole di Bernstein richiedono una certa conoscenza per poter essere comprese appieno. Il libro, in realtà, come potete vedere, è piuttosto breve, a meno di 200 pagine, e l'ho trovato estremamente scorrevole e leggibile. L'autore è, secondo me, dannatamente bravo e riesce a catturare la tua attenzione pur parlando di argomenti che sono ovviamente complessi. Bernstein crede fermamente nella asset allocation e nella pianificazione del ciclo di vita. Crede anche nella modellizzazione statistica, ma riconosce anche i limiti intrinsechi, sia della pianificazione che della modellazione. Oltretutto è indirizzato a investitori che guardino solo e esclusivamente a lungo termine, per cui che utilizzino i proventi dei loro investimenti per un fine più o meno pensionistico o per meglio dire per non avere un'anzianità fatta di disagi. Ovviamente, pur avendo noi in Italia una pensione che molti considerano non eccellente in termini monetari, non siamo sicuramente nella stessa situazione di un cittadino americano, che poi è il primo interessato a leggere gli argomenti che sono in questo libro. Il primo quarto del libro, diciamo proprio la prima parte, è un po' più pesante ed è incentrato sulla teoria e sulla matematica. Le equazioni stampate nel libro, non tutte di facile accesso ai neofiti. Ci sono pochi spunti in realtà in questa prima parte che si possono estrarre direttamente, e applicare ai tuoi investimenti, a parte ovviamente l'idea che è molto probabile che i rendimenti futuri dei tuoi investimenti saranno inferiori ai rendimenti passati. Tuttavia, questa sezione pone, secondo me, le basi necessarie per il resto del libro, che ha una impostazione molto più pratica e pragmatica. La seconda sezione guida un investitore attraverso l'assemblaggio di base del proprio portafoglio, il mix di azioni, obbligazioni, quali classi di attività azionarie considerare incluse, quanta inclinazione e quali tipi di obbligazioni aggiungere al portafoglio. Introduce poi i fattori di valore e di redditività. Forse la parte più interessante di questo capitolo è l'approfondimento sul motivo per cui, secondo l'autore, l'utilizzo del CAPE o CAPE, rapporto prezzo-utile rettificato ciclicamente, per determinare un'asset allocation non è particolarmente utile. In particolare, la discussione sulla nuova coda, quella che si è manifestata dopo il 1995, la prima volta che un CAPE, che era elevato, non ha comportato rendimenti scadenti futuri. Questo concetto di non stazionarietà vale il prezzo, secondo me, di questo libro. Tra l'altro ci sono molte citazioni, sia in questo capitolo che poi un po' in tutto il libro, che vanno a prendere Schiller, Taleb, Bogle, segno di ammirazione e di condivisione delle vedute di questi mostri sacri da parte di Bernstein. Il terzo capitolo del libro riguarda invece l'economia comportamentale. L'idea di base qui è quella di essere il più aspergiano possibile con i tuoi investimenti, distaccato completamente dal punto di vista emotivo. Il razionale batte l'emotivo il 99% delle volte. Tale impermeabilità alle emozioni degli altri è immensamente preziosa in finanza. La sezione su come tutti noi sopravvalutiamo la nostra tolleranza e percezione al rischio è
Sottovalutiamo l'incertezza, secondo me è stata veramente eccezionale. Questo capitolo introduce il concetto di liability matching portfolio che Bernstein usa con l'acronimo LMP. Questa è fondamentalmente una somma di denaro che può pagare tutte le spese necessarie per il resto della tua vita, assumendo il minimo rischio. Bernstein è famoso per la sua idea che quando hai vinto una partita, in questo caso quella degli investimenti, dovresti smettere di giocarci. Il tuo portafoglio di rischio, da lui indicato con l'acronimo RP, qualsiasi importo al di sopra del tuo LMP è destinato a dei trattamenti speciali, eredità o contributi di beneficenza. Da questa sezione esce una delle migliori citazioni del libro, secondo me. Se non impari nient'altro da questo libro, ricorda questo: lo scopo del tuo piano di investimento è accumulare un LMP su misura per le tue esigenze di pensionamento. Il tuo LMP, una volta raggiunto, dovrebbe essere sacro e non dovrebbe mai, mai passare in secondo piano rispetto al tuo desiderio di rendimenti più elevati. Lo scopo dell'investimento non è semplicemente ottimizzare i rendimenti e diventare ricchi, lo scopo è non morire povero. Citazione che io condivido appieno. Poi non mettiamoci il prosciutto sopra gli occhi, ma cerchiamo di capire sempre il rapporto rischio-rendimento. Nel quarto capitolo Bernstein dice questo sul capitale umano e sul rischio di investimento. Non ha molto senso discutere della rischiosità delle azioni senza andare a specificare il rapporto fra il capitale umano e il capitale di investimento. Più basso è questo rapporto, maggiore è il rischio. Tutti gli investitori, secondo Bernstein, dovrebbero evitare il rischio non sistematico, ovvero il rischio di non essere adeguatamente diversificati, ma nella misura in cui possiamo sopportarlo. Per esempio, i risparmiatori giovani almeno dovrebbero abbracciare, secondo Bernstein, quanto più rischio di mercato possono accettare sia sistematico possibile. L'autore esamina poi tre ipotetici individui di età presunta e profili di reddito diversi, e quindi considera come le circostanze del mercato possono andare ad influire su di loro. I tre soggetti sono un dirigente di 45 anni a metà carriera che a un certo punto ha deciso di aver risparmiato abbastanza e continua a smettere di risparmiare e invece a spendere tutti i suoi guadagni annuali. Poi c'è un 65enne appena andato in pensione e infine un giovane dirigente di 25 anni che sta risparmiando più o meno il 20% del proprio stipendio. Ai fini didattici l'autore presume che la data di inizio sia il gennaio del 1929, in modo in cui i tre individui, di cui abbiamo accennato sopra, siano per incontrare la più grande calamità di mercato azionario mai vista. La discussione su ciò che accade a questi ipotetici individui, secondo me, è estremamente istruttiva e molto, ma molto chiara nella sua spiegazione. Infine, nei due capitoli finali si esaminano alcuni problemi di implementazione. Qui si discutono le varie asset class, le asset allocation, si consigliano i fondi per ciascuna classe di asset e si parla dei vari modi per approcciare un portafoglio. Si discute anche i vari modi per poter riequilibrare e ribilanciare il portafoglio. Ho trovato la discussione particolarmente interessante sul perché non si dovrebbero utilizzare ETF obbligazionari nei propri portafogli e comunque la sua ripetizione è anche di evitare i fondi obbligazionari in genere. Non so se essere d'accordo o meno con questo, ma la disquisizione è molto interessante. Non lo reputo un libro perfetto. Qualche critica, anche se blanda, la devo fare. La discussione sulle asset allocation, secondo me, non è molto approfondita. Il libro sarebbe stato più interessante se avesse trattato in modo più approfondito e intrinseco le varie tipologie di costruzione del portafoglio, anche perché si chiama di strategie di investimento a lungo termine. Poi, come dicevo prima, non so se essere convinto della sua affermazione che non bisogna possedere nessun ETF obbligazionario, ma solo i fondi al massimo o, meglio ancora, e in quel caso sì, le obbligazioni vere e proprie. Le mie conclusioni sono che sicuramente è un libro da leggere, ma bisogna avere una certa discreta conoscenza di molti aspetti e terminologie della finanza e degli investimenti per poter entrare qui dentro. Inoltre bisognerebbe leggerlo non come un mantra di un grande economista, ma come uno spunto di riflessione per poter fare le proprie personali considerazioni partendo dagli studi di un esperto qual è Bernstein. Bene, se sei interessato a comprare questo libro ti ricordo che lo trovi nel link affiliato Amazon qui sotto in descrizione. Se il video è stato di tuo gradimento metti un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e se sei nuovo sul canale ti invito a iscriverti e a cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Bene, anche per oggi è tutto e beh, ci vediamo al prossimo video. Ciao!